Oh, giovani amici di Facebook, allora oggi unboxing davvero super particolare. Vedete già un super box qui, MTG Soy, c'è scritto sopra, è un hashtag. Non sono da solo questa volta, avete ben quattro braccia per voi. C'è con me Giacomo Santopietro, che è, diciamo, è il nostro editor destinato a board games, giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, giochi intelligenti in generale. L'avete visto e stravisto in Nerdplay e letto i suoi articoli su Lega Nerd. Non solo, però, è anche team principal di Sir Chester Copperpot, che è uno dei posso dirlo, dei pochi studi italiani che sviluppa per davvero giochi, diciamo... Dai, tiriamocela! Un minimo, per cui insomma assolutamente lui sa di cosa stiamo parlando. Io invece sono il solito buffone che semplicemente apre i pacchi. Vi racconto brevemente cosa è successo. Ci ha contattato Wizard of the Coast per una operazione legata a Magic the Gathering, per cui io, che non sono effettivamente un grande esperto di Magic, ho subito chiamato Giacomo. Cosa stanno facendo? Stanno lanciando in giro per il mondo una nuova espansione di Magic che si chiama Shadow Over Innistrad. È da lì il Soy, non è un ammiccamento agli amici vegan. giusto. Quindi Soy qui starà per Shadow Over Innistrad. Ci siamo già un po' cercati questo hashtag su Twitter, in giro sui social network, e c'è già un gran battage. Praticamente hanno cominciato a spedire, a dare indizi online e anche durante e i tornei di Magic, giusto? Sì, Giacomo? Perché sono weekend ricchi di Grand Prix, cioè di eventi torneistici molto importanti nell'ambiente di Magic, e di conseguenza l'hype sul titolo in generale Magic the Gathering è alle stelle, e con questo annuncio di nuova espansione c'è molta attesa. Direi, esatto, che sotto MTG Soy dovremmo scriverci hashtag Vuttana, perché l'hype è abbastanza manetta. Vediamo cosa ci nasconde. Allora, noi qui a Lega Nerd, che siamo i capi supremi dei blogger paraculi, abbiamo ricevuto il pacco italiano. Perché dico pacco italiano? Perché praticamente, a quello che ho capito, durante la settimana hanno spedito dei pacchi, uno per ogni nazione. Lo spagnolo l'ha già aperto l'altro ieri l'ha aperto l'inglese, e oggi lo apriamo noi italiani, insomma più o meno. E dentro ogni pacco ci sono degli indizi e degli oggetti che fanno parte di questa grandissima, chiamiamola caccia al tesoro se volete, o comunque diciamo caccia operazione... allo spoiler. Sì, caccia allo spoiler. Operazione online che sta svelando un po' le carte principali di questa nuova espansione di Magic. Però bando alle ciance, andiamo ad aprire questo mega pacco che sì, sembra piccolo grazie al fischer, ma no, se ve lo porto vicino enorme. Capite quanto diavolo è enorme. Contando che i nostri amici inglesi abbiamo visto trovare una pergamena con dei cervelli, spero non ci abbiano mandato un cervello vero. Giusto, perché raccontiamo sta cosa. Comunque, diciamo, Innistrad è... Allora, sì, facciamo un breve excursus. Gli amanti di Magic sapranno che Innistrad è un piano che abbiamo già visitato in passato nell'espansione appunto chiamata Innistrad, poi seguita dal risveglio di Avacyn, eccetera eccetera. È un'ambientazione di horror, diciamo così, perché Innistrad è questo mondo un po' gotto, un po' ispirato alla Romania di Vlad Tepes e di Dracula, per intenderci. Nella prima espansione abbiamo trovato queste creature che si trasformavano in lupi mannari o in vampiri, quindi il contenuto che ci aspettiamo è appunto un po' creepy in teoria. Vediamo che cosa ci hanno riservato. Sì, super mega protetta, è una cassa. La cassa da morto. Aspetta, finalmente posso togliere questa scatola gigante. Dal tavolo, maledetta. Attenzione. Oh, cominciamo a esserci. È una cassa tipo egizia, una roba del una genere. Una roba di legno, sì. Mi viene da dire, perché mi hai detto horror. Mi viene da dire sta roba, magari sì, non c'entra nulla. Diciamo che dai primi spoiler che ci hanno fatto vedere sul sito ufficiale di Magic, abbiamo visto che sono tre le location. La prima che stiamo esplorando è un laboratorio tipico da scienziato pazzo in stile Frankenstein o Frankenstein, come preferite. Vediamo quindi che cosa questi scienziati ci hanno
Allora, c'è ancora questo logo che già esce della roba. Uscite una pietrina. Due pietrine sono uscite. Una viola e una bianca, quindi sì, non precisamente i colori di Magic classici. Allora, aspetta che vediamo questo. Okay. Sì, c'è questo simbolo ricorrente che in realtà, da quello che abbiamo visto dai primi spoiler, non sembrerebbe essere il vero e proprio simbolo dell'espansione, che è fatto in maniera leggermente diversa, quella delle carte che hanno già spoilerato, ma evidentemente avrà un significato, perché sappiamo Magic essere molto legato, figo i marchietti qua sì, dietro, essere molto legato all'aspetto dei simboli. Ci hanno abituato con Ravnica, ogni gilda aveva una sua simbologia, quindi sicuramente avrà un'importanza rilevante all'interno del set. Te vado? Eh sì, è il momento. Allora, taglio le corde come se fossimo veramente Indiana Jones de No Artri. Esatto. Ale. Attenzione, ci siamo. Ale. Oh, attenzione, un sacco di juta con dentro qualcosa di dorato. Va a finire che diventiamo ricchi con questa cosa, ragazzi. Allora, finirà istantaneamente su eBay. Per l'ente Antonio Moro alla protezione. Intanto guardiamo, prima di aprire sotto c'è... Fighissimo. Ennesimo hashtag SoyKickoff, che è lo stesso che ho visto negli unboxing delle altre due, degli spagnoli e degli inglesi. Sì. Per cui tutti questi unboxing, diciamo, di indizi che Wizard sta spiegando in giro per il mondo sono accomunati da questo hashtag che vi invito esatto, a cercare su Twitter, su Instagram o in posti simili. Mettiamo via un po' di roba. Cos'è? Il Santo Graal. Ah, può essere. Allora, finalmente l'abbiamo trovato dopo tutte queste ricerche. Era dentro una scatola di Instagram. Ah, eccolo dove vengono. Giustamente, in quanto si sono un po' scollate, va bene. In dai, quanto scenario horror è un po' distrutto. Sì. E sembra zeppo di sangue, tra l'altro. Addirittura. Quindi addirittura, proprio. Vediamo se ha altro. Il sangue. Cioè, a parte, diciamo, gemme scollate, non vedo altro. Ricordiamo che per gli amici appassionati di Magic, in Innistrad i due personaggi chiave in ambito horror sono due planeswalker ovviamente neri, vista l'ambientazione, Liliana Vess e Sorin Markov. Essendo Sorin Markov un vampiro, direi, e il calice zeppo di sangue, potremmo avere un riferimento nei riguardi di questo personaggio. Ma è veramente figo, è molto figo. Non ci sono indizi, almeno io non vedo indizi particolari. No, in effetti non sembrerebbero esserci scritte particolari. È molto pesante, sì, sembra proprio vero, tra virgolette. Super figo, sì. Dentro c'è appunto questo dentro finto c'è sangue, questo, sì, o magari è vero. E ci sono tutte queste gemme incastonate di colore viola, per l'appunto, che sì, e verdi e bianche sul fondo, sì, fondo. Non ci sono simboli particolari, mi sembra, se non queste foglie. Sì, è molto, molto ricamato, ma non c'è nessuno dei simboli tipici di Magic a cui siamo stati abituati. È molto sulla molto scatola oggetto. Non c'è veramente altro se non l'hashtag, un paio di gemme staccate e il supporto per questa cosa. Magari la rimettiamo dentro, vediamo come sta. Eh sì, direi che è il suo. È il suo. Ecco qua. Il castro c'è. Continua a cadere gemme ovunque. E che dire, nient'altro per adesso. Se siete in cerca di indizi per il lancio di Shadow over Innistrad, che in italiano si chiama com'è? Ombre su Innistrad, semplicemente. Ombre su Innistrad, questo è l'indizio, diciamo, italiano. Quindi questa coppa piena di sangue e all'interno di questa cassa che ci è arrivata oggi. Certo che mandare il Santo Graal in Italia, per me l'hanno voluto un po' giocare su questo aspetto parareligioso. È possibile, quindi davvero, potrebbe essere anche questo un indizio, ragazzi. Quindi sta a voi a questo punto continuare. Posterò su i social
social di Lega Nerd un po' di foto fatte meglio di questa coppa, così magari se non li abbiamo visti voi troverete voi degli altri indizi che magari sono nascosti, che io da vera capra non vedo ora. Però, però in effetti se sono nascosti molto bene. Molto bene, però magari i nostri amici andando a cercare l'hashtag troveranno gli altri indizi sparsi dai blogger in giro per il mondo, che probabilmente completano l'informazione che stiamo dando noi adesso. Troverete anche già i primi spoiler delle carte che probabilmente noi non siamo riusciti ad usare per decifrare questo indizio, quindi sì, sentitevi liberi soprattutto di condividere nei commenti l'informazione con gli altri, perché poi l'operazione che sta cercando di fare la Wizard è proprio di condivisione fra i giocatori di tutto il mondo, quindi anche se vi vengono in mente delle cazzate non esitate a scriverle, perché possono essere d'aiuto a qualcun altro per partecipare a questa caccia al tesoro, insomma. Vi ricordo i due hashtag di riferimento: uno è Soy Kickoff, che riguarda appunto diciamo il lancio di questa roba qua, e in generale MTG Soy è l'altro hashtag per parlare di questa nuova espansione in arrivo. E poi ricordatevi di seguire i live blogging o addirittura le riprese online degli eventi Grand Prix legati a Magic the Gathering che ci saranno durante questo weekend, appunto ricordiamo l'evento di Bologna, quindi seguite, perché sicuramente ce ne faranno vedere delle belle e non vediamo l'ora. Ottimo, grazie Giacomo per essere stato qui con me voi in questo stranissimo incauto unboxing. Grazie alla Wizard per averci scelto e averci mandato diciamo l'indizio italiano. Ci vediamo ovviamente nei prossimi incauto unboxing e video di Lega Nerd e sul sito magazine su leganerd.com. Ciao ragazzi. Ciao.